sfilata dei carri del prossimo carnevale del 2019 potrà contare su 3 carri nuovi di zecca, oltre a quello di Rossini, parola della presidente della Carnevalesca. I fondi per il terzo carro sono stati trovati, quindi oltre al primo e al secondo classificato, anche il terzo bozzetto troverà realizzazione in un carro di prima categoria. Eh sì, finalmente si è messa in moto la macchina, come vedete siamo molto contenti e quindi ufficialmente si comincia a lavorare, anche se ovviamente i pre-preparativi erano già comunque iniziati, e quindi adesso si parte ufficialmente. Praticamente 3 carri nuovi, in realtà una è una ristrutturazione, però apparirà come un carro nuovo perché poi sarà così, insomma, ecco. Una bella notizia per tutti ed anche in termini promozionali, dato che, come tutti sanno, ormai quest'anno il carnevale è a pagamento e pagare per vedere sfilare cose già viste o rimaneggiate non è un grosso incentivo. Certo, al carnevale di Fano si viene per la cioccolata e quest'anno abbiamo avuto costanti assicurazioni che sarà abbondante e variegata, ma l'occhio vuole anche la sua parte. Eh sì, dai, in pratica abbiamo tutti i carri, diciamo, nuovi, ovviamente escluso Rossini, che chiude l'anno rossiniano in collaborazione con Pesaro, 2 carri di seconda categoria nuovi, quindi insomma diciamo che il viale risulterà nuovo. Il tema di quest'anno è il mondo femminile, abbiamo coinvolto le scuole che anche rispetto all'anno scorso sono molto, con mio stupore, ma evidentemente anche il tema piace, sono aumentate, quindi quest'anno veramente ci sarà una mattina pienissima di bambini e di scuole, anche loro appunto aderiranno al tema il mondo femminile, che è sicuramente stimolante e importante per le scuole, perché attraverso le scuole si può fare formazione anche in questo senso. Siamo stati ai capannoni, dove vengono realizzati i nostri giganti di cartapesta, perché in questi giorni nel piazzale c'è un gran movimento e un gran fermento di gru e camion per fare spazio alle nuove realizzazioni. Ma le novità non riguarderanno solo i nuovi carri, anche tutto ciò che è corteo mascherato sarà ripensato ed amplificato. Adesso siamo in chiacchiere, diciamo, i primi approcci per 4 grandi mascherate, coinvolgendo tutta la città, quindi anche questa sarà una novità del Carnevale 2019 da qui a venire. Speriamo, insomma, che la città partecipi molto di più al Carnevale con le mascherate, quindi i fanesi devono partecipare al Carnevale e le persone che vengono da fuori devono assistere.